Buongiorno e ben ritrovati amici di Gilda TV. Per il precale della scuola non c'è pace. Il 17 maggio scorso si è svolta l'udienza alla Corte Costituzionale, ma l'esame della questione non è stato esaurito e i giudici hanno ritenuto prendere ancora del tempo prima di decidere. Probabilmente vogliono esaminare in modo più approfondito la legge 107 e i suoi effetti sul precariato. Oggi altro rinvio al TAR Lazio. Gli interessati sono gli esclusi al concorso. Ci aggiorna l'avvocato Tommaso De Grandis, il responsabile legale della Federazione Gilda UNAMES. Allora, il TAR Lazio questa mattina ha rinviato d'ufficio al 6 ottobre 2016 le cause che venivano con riferimento alla legge 107-2015 e più esattamente quelle che riguardavano le legittime esclusioni dal piano straordinario assunzionale previsti dagli articoli 95 e seguenti dai comma 45 e seguenti della stessa legge. E quindi gli esclusi erano, per ricordarceli, il personale della scuola dell'infanzia, gli abilitati con i sistemi PAST e TFA, coloro che avevano 36 mesi di servizio ma erano privi dei titoli abilitanti, e quindi gli educatori, quindi coloro che in buona sostanza il piano straordinario aveva escluso. Il TAR Lazio quindi concentra nella data del 6 ottobre 2015 tutta una serie di cause che hanno, diciamo, ad oggetto le impugnative dei decreti applicativi della legge 107-2015. Come mai questo ritardo, diciamo, questo spostamento d'ufficio? Evidentemente vogliono concentrare in una data la decisione sulle questioni afferenti la legge 107, probabilmente vogliono aspettare cosa dice la Corte Costituzionale sul punto e quindi hanno preso tempo, perché ricordiamo che la Corte Costituzionale si è riservata sulla questione del precariato pubblico e anche si è riservata su una questione relativa alla disamina della legge 107-2015. Come puoi immaginare, avvocato, ci sono molte attese su queste due, diciamo. Ci sono tantissime attese. Noi come ufficio legale della federazione monitoriamo, diciamo, passo dopo passo la questione e terremo aggiornato ovviamente il sindacato e tutti gli iscritti e tutto il personale della scuola, affinché quantomeno le notizie possano arrivare tempestivamente e celermente, in modo tale da orientare anche le scelte e le strategie sia di politica sindacale che dei singoli iscritti. Va bene, la ringraziamo come Gilda TV, arrivederci avvocato. Salve e grazie a voi.